Salve a tutti e benvenuti in questa nuova serie. Oggi siamo su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Vai, andiamo subito con la storia. Sono in blind run totale. È un picchiaduro a scorrimento laterale, come vedete in pixel art. Sono molto curioso di provarlo perché dagli stessi sviluppatori, l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo di preciso, avevo giocato anche Streets of Rage 4. Anch'esso inserito nel Game Pass, come questo Teenage Mutant Ninja Turtles al Day One in Game Pass, e mi era piaciuto parecchio. Come Streets of Rage 4, anche questo si potrebbe giocare in co-op fino ad un massimo di 6 giocatori. Però per ora sono da solo, quindi giochiamocela. Nuova partita, a difficoltà normale, e andiamo. Come si gioca? Ok, c'è un tutorial. Ma siamo noi a combattere o fa tutto lui? Fa tutto lui, ok. Abbiamo super attacco, va bene. L'attacco in picchiata, ok. Quello aveva pure tirato una bomba. Salto mortale all'indietro, B e poi X, ok. Va bene, schivi all'indietro e poi attacchi. Montante X più A. Ottimo, va bene. Colpo pesante, tieni premuto X, ok. E questo spezza anche la guardia nemica. La presa viene automaticamente fatta vicino all'avversario. Sì, ricorda molto Street of Rage 4, moltissimo. Lancio oltre la spalla, ok. Quando lo prendi invece lo butti giù, lo lanci fuori dallo schermo, carino. Poi abbiamo lo schianto violento. Questo fa male, eh. Attacco in scivolata, ok. Quindi una sorta di scatto. Pendente in salto mortale. Ok, doppio salto, poi X. Va bene. Rotolata di fuga quando ti colpiscono, B. Ok, per sfuggire alle combo, immagino. Cosa sta facendo questo? È impazzito? Non penso che si faccia con B quella cosa. Ok, quando siamo a terra possiamo anche usare B per rialzarsi. Rialzata veloce, ok. Da accucciati, va bene. Tira su di morale, LB vicino a un alleato. Costa due punti ferita, riceve... Ah, ok, per scambiarsi gli HP, va bene. Tieni premuto LB vicino a un alleato per rianimarlo, ok. Schernisci, RB, alimenta la potenza ninja, ok. Livello di potenza 3. Super attacco in aria, livello di potenza 6. Aspetta, rivediamo il livello di potenza. Livello di potenza 3 è quello che si scarica, no? Ok, consuma la potenza ninja. E questo si sblocca la potenza ninja, ma ha la potenza ninja 8. Necessita di 3 barre di potenza ninja complete. Ok. Seleziona il tuo eroe. Allora, abbiamo Leonardo. Michelangelo, che ha più velocità, meno portata però. Ok. Poi abbiamo Raffaello. Portata bassissima, velocità buona, anche potenza. E Donatello. Velocità lenta, però ha molta portata e molta potenza. Questo è potentissimo. È anche veloce e ha poca portata. Vediamo un po'. Abbiamo anche Splinter. Ok. Poca velocità, però molta potenza e relativamente media portata. E April. Abbiamo portata buona, velocità buona. Anzi, molta velocità, ma potenza bassissima. Cos'è, sessismo? No, scherza. Allora, questo è quello più equilibrato, Leonardo. Buona portata, buona velocità, buona potenza. Andiamo con Leonardo all'inizio. Vai. Posso confermare? Non voglio trovare altri giocatori online a caso, perché può darsi che magari giochino per conto loro. Ehi, che c'è il telegiornale? Ok, non devo saltare. Buonasera New York e bentornati agli sguardi di Vernon, dove ogni sguardo punta sempre lontano. Durante lo show di oggi c'è un regalo per me, come ringraziamento per... Ah, che succede? Dov'è lo scontrino del regalo? Lo scontrino è importante, eh. Ovviamente la guardia di finanza lì. Live Foods. Piedini anime, is possible. Come va New York? Interrompiamo questo programma per regalarvi un po' di caos. Ah, la Statua della Libertà sta subendo un piccolo restauro e diventerà meravigliosa. Restate sintonizzati sul colpo di Bebop per assistere al suo debutto. Ho il piede
Vela. Per tutti i gusci, dobbiamo correre al canale 6. Sì, correte al canale 6. Non so chi abbia detto questa cosa. Immagino April. Episodio 1, notizia mozzafiato. Ok, luogo studio di canale 6. Ah, com'è fiero quello? E se n'è andato. Ecco, se avete notato che magari ho pronunciato male alcuni nomi, è perché io non sono molto esperto del franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles, ma anche delle tartarughe ninja in generale. Ma ci sono magari dei collezionabili qui in giro? Perché è importante, eh? Ehi, oh! Ora dalle palle, bravo, e crepa. Non ci sono molte combo però. Oh, peccato. Così, la scivolata, ok. Posso andare qui dietro? Ok, qui non sembra essersi nulla. Oh no! No! Devo salvarlo quello? Mi sa di sì, eh. Vai. Ok, li one shottiamo con questo, buono. Bello, però mi sa che devo salvarlo. Ah, quelli stavano giocando al Game Boy. Ok. Qui non c'è nulla da prendere, giusto? Nope. Guarda, quelli lavorano al computer e stanno sviluppando dei videogiochi. Ehi, lascia giù il computer. Aia. Guarda che merde, mi lanciano il computer. Mobbing, is possible? No. Posso andare sullo sfondo? Nope. Qui non sembra esserci alcun collezionabile. Oh, qui. Burn salvati. Ok. Oh, ma ho... Non ho molta vita, eh. Vorrei avere un po' di HP in più qua. It's possible? Tu... Avere un po' di HP. Gli ho lanciato contro la videocamera. Ma che brutalità. Ma quelli hanno un cucchiaio di legno. Ma mi picchiavano con un cucchiaio di legno. Ehi, lì? Posso prendere qualcosa? Oh, che botta. Madonna, che combo che gli ho fatto. Ma davvero non posso prendere nulla qua? Dai, mi serve da mangiare. Non vedi che sto crepando di fame? Cioè che sto crepando di HP? Ah, l'ho buttato fuori. Vai, fuori pure tu. Via. Itza, buono. Ma dai, però stavo evitando. Mi sa che non hai frame di invincibilità qua. Aspetta, però posso andare qui sopra? No. La porta qui non è per... Questa la posso distruggere, ok? Come battere questi? Ecco fatto. Ciao. Questa però la posso distruggere. Non mi dà nulla. Niente. Go, go. Sì, vado, vado. Vai, distruggiamo tutti. Ho completato anche una sfida. Quattro soldati ninja distrutti con le trappole. Ah, che botta! Ma dai, ma... Ogni volta non riesco a salvarlo quello. Voglio rifare questo livello. Magari off camera. E salvare i tizi. Fuori dalle palle. Fuori dalle palle. Tu ti faccio così. Oh. Devo spezzargli la guardia questi. Oppure fare così. Ah, fanculo via tutti. Ma che bello lo sfondo tagliato. Vado, vado, tranquillo. Posso andare qua? No. Aia, ma dai. Avevo fatto la giocata e invece no. Pensavo di aver fatto la giocata. Ok, dietro non c'è nulla. Ok, vai, vai. Forza, forza, ne voglio altri. Ah, posso colpirlo quante volte voglio? Tipo, posso fare... No, aspetta, eh. Così? Un botto di volte? Ah no, solo tre, ok.
Che botta mi sono preso? Vabbè, ma allora. Ecco fatto. Crepa. Go, go, go. Sì, vado. Oh, qui c'è una scatola. Hai trovato un titolo classico? Una pizza, ok. Ma questo cosa fa? Aumento di potenza, punto extra raggiunto. Fuori tutti. Via e via. Vabbè, difficoltà. Lungo spastico qua, eh. Attenzione. Boss fight. Bebop. Senti qua, eh. Ma come corre? Beh, mi ricorda effettivamente dei boss di Street of Rage 4, questo. Vabbè. Sempre meglio eliminare i minion. Aia, che botta. Ma posso salvare questo qui dietro io o no? Disintegrato proprio. Ora però mi sta disintegrando lui. Dobbiamo sempre doggiare bene, evitare i colpi. Ok, distrutto. Bravo, Leonardo. S? Cos'è il voto? No, davvero, non ho mica preso S. Abbiamo fatto schifo. Cavabonga, ok. Ma voglio salvare il tipo dietro però io. No, un rinoceronte. Ha portato via qualcosa. Ok, abbiamo superato il primo livello di Teenage Mutant Ninja Turtles. Richiesta speciale sbloccata. Radicale. Ma non mi hai fatto leggere? Ma scusa. Ok, forse questa è la richiesta speciale, esatto. Raccogli tutti i titoli classici per Burn Thompson. Ok. Collezionabili 2 su 2, sfide 2 su 3. Dovrò rifarlo per avere tutte le sfide. Possiamo andare con l'episodio 2. Ma direi che invece per questo primo episodio è tutto. Abbiamo superato l'episodio 1, effettivamente, notizie mozzafiato. Nel prossimo episodio andremo all'episodio 2, Grande Mela, ore 15. Detto ciò. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e se vi sta piacendo anche questo gioco, commentate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!